tutto ancora, se non tranne tutta questa serie di grosse scorrettezze da parte della Damp Matsumoto. Ancora gioco di corde, laccio californiano, la Norio Tateno esausta per le azioni pressing zia della Nakano, che ora vola con un volo d'angelo, ma si abbatte questo volo d'angelo sul tatami. La Tateno ha intuito molto bene questa proiezione all'indietro, tentativo di schienamento, non riesce la Norio Tateno, stando in quella posizione, stando in ponte, a tener bloccata la Bull Nakano, che prepara fuori ring e anche la nostra Norio Tateno, che abilmente, dopo aver messo al tappeto la Bull Nakano, risale immediatamente sul ring, mentre la Damp Matsumoto e la Kigusa Nagayo continuano il loro incontro al di fuori del ring. L'arbitro sta contando per la Bull Nakano, naturalmente, speriamo, e suona la campanella, c'è un ring out per la Bull Nakano. Proprio non ha potuto Pierino La Peste non contare, quindi c'è un ring out per il team della Bull Nakano e della Damp Matsumoto, in modo specifico per la Bull Nakano, che è stata messa fuori combattimento dalla Norio Tateno dopo un volo d'angelo eseguito splendidamente dalla Norio Tateno, che al di fuori delle corde, al di fuori del ring, quindi eccellente l'intervento. Eccola qui che è rimontata ora sul ring la Bull Nakano. È stato eccellente e tempistico l'intervento della Norio Tateno, che è volata al di fuori delle corde e ha messo fuori combattimento la Bull Nakano. L'arbitro ha contato e quindi il primo down è aggiudicato al team Tateno Nagayo, e siamo pronti a dare inizio a questo secondo down. Ecco che partono sparatissime sia la Bull Nakano che la Norio Tateno, fa gioco di corde la Nakano, muraglia cinese due volte eseguita dalla Nakano, e quindi a favore della Nakano questa muraglia cinese in verticale, vola con una poderosa sederata sul corpo della Norio Tateno, vola dall'alto delle corde la Damp Matsumoto, fa gioco di corde, laccio californiano, tremendo questo laccio californiano, una schiacciata californiana ancora, e sono tre, e la Damp Matsumoto a avvitare nell'aria, c'è stato addirittura un salto mortale, come avete potuto vedere, violentissimo l'intervento della Damp Matsumoto, che dopo ha eseguito una splendida schiacciata californiana, e nulla ha potuto la Norio Tateno, non è riuscita proprio a contrastare. Vedete, ancora piegata Carponi sul tatami, stordita da quella tremenda azione della Bull Nakano, della Damp Matsumoto, è rimasta schiacciata e schienata. È soddisfatta la nostra Damp Matsumoto di questa sua, devo dire, energica e splendida azione. Siamo uno pari ed è pronto il match ad avere il suo epilogo, questo down, ed è pronto ad affrontare la Damp Matsumoto per questo terzo ed ultimo round. Siamo in una condizione di parità, almeno come punteggio, non pari ora l'azione tra la Norio Tateno, alquanto stordita, che riesce comunque abilmente a contrastare le azioni della massiccia Damp Matsumoto, che vedete continua ad infierire sulla Norio Tateno. Consiglio logico da dare alla Tateno sarebbe quello di cambiare per la compagna di squadra Kigusa Nagayo, ma vedete l'abilità e la volontà della grande lottatrice. Eccola, finalmente, era proprio un attimo stanca la Norio Tateno, dico finalmente, che è entrata la Kigusa Nagayo, altrimenti la Damp Matsumoto avrebbe potuto nuovamente schienare. Va a vuoto questo shirogeri della nostra Kigusa Nagayo, che è immobilissima come sempre sulle gambe, sta tentando, da ottima lottatrice di entrare nella guardia della Damp Matsumoto, tenta anche, vedete, di pugilisticamente. Il Pierino La Peste richiama all'ordine la Kigusa Nagayo, dice che non può, ed ora speriamo non cada in una prova di forza
della Damp Matsumoto, la Kigusa Nagayo, infatti si è riscattata, sono una serie di calci che tentano di andare alla nuca, finalmente uno è andato alla nuca della Damp Matsumoto ed ora c'è questa chiave, questo bloccaggio alle articolazioni inferiori della Damp Matsumoto da parte della bravissima Kigusa Nagayo. È veramente eccellente questo match, questo tag match che vi sto presentando questa sera. Vi ricordo che al termine di questo match ho scelto per voi dalla grande collezione del Wrestling Internazionale un match tra Antonio Inoki e Abdullah the Butcher che la regia ci riproporrà in una registrazione effettuata anni or sono. Conta l'arbitro per la Norio Tateno che è intervenuta insieme alla Bull Nakano con questa serie di scorrettezze. Entrambe le atlete portano aiuto alla compagna di squadra ed è ancora la Damp Matsumoto che conduce in questo momento l'azione. Vediamo il volto, la figura di Crane Newell di fuori delle corde. Speriamo non intervenga. Continua la Damp Matsumoto, molto bene questo salto in avanti, aveva tentato con una tecnica da gambero di mettere al tappeto la Damp Matsumoto, la nostra Kigusa Nagayo, è intervenuta la Bull Nakano, oggetto nei punti già dolenti, anche la Crane Newell al polso della Kigusa Nagayo e poi ancora sono in tre ad agire contro Kigusa Nagayo. Bella questa azione della Kigusa Nagayo che a proiettile mette al tappeto la Damp Matsumoto e riesce con un calcio a mettere Bull Nakano al tappeto. Guardate un arco reverso con questo bloccaggio veramente tremendo per chi lo subisce, per la Bull Nakano che comunque riesce a resistere, vedete, facendo all'arbitro di riuscire a sopportare questa azione. Ci potrebbe essere un knockout tecnico e un di asfissia. Questo che sta portando avanti la nostra Kigusa Nagayo, eccellente l'azione della Kigusa Nagayo, si rovesciano, è pericolosa ora per la Nagayo questa posizione, continua a tener bloccata i fianchi in questa tenaglia di cosce la nostra Bull Nakano. Guardate ancora un'azione di stiramento con torsione e con bloccaggio al braccio sinistro anche, continua molto energicamente la Nagayo a tener bloccato il corpo della Bull Nakano che nel frattempo sta mordendo la mano, il polso della Kigusa Nagayo, riesce comunque la Kigusa Nagayo a sopportare bene ed interviene la Damp Matsumoto armata di bastone come potete vedere e c'è l'intervento anche della Norio Tateno, si riscattano, riescono a divincolarsi sia la Damp Matsumoto che la Bull Nakano e quindi è la Norio Tateno che ora sopporta queste catenate, sono armata di catena la Bull Nakano e ha avvinghiato il corpo, prontissimo l'arbitro, prontissimo, scorrettissimo questo Pierino, scorrettissime, giuste le proteste anche della Devil Masami al di fuori del ring. Ricordiamo che la Norio Tateno e la Kigusa Nagayo fanno parte delle Black Devils, delle Diavole Nere, capitanate come sempre dalla abilissima diavolessa Masami. E ancora la Kigusa Nagayo vi è messa ora in verticale, tecnica di spacca cervello, riesce nella sua azione la Damp Matsumoto, si corica sul corpo della Kigusa Nagayo giusto in tempo per contare due l'arbitro e poi c'è il colpo di reni da parte della Kigusa Nagayo che interrompe il conteggio di Mister Pierino. Va a vuoto questo faccio californiano, interviene molto abilmente la Norio Tateno al posto della Kigusa Nagayo, ancora la Kigusa Nagayo con un Ushiro Jerry, un colpo da karate, si prepara la Norio Tateno per un volo d'angelo, mette al tappeto la Bull Nakano, la nostra Norio Tateno con un volo d'angelo e ancora la Kigusa Nagayo in ponte, riesce abilmente a schienare la moto. Se facessero e se portassero avanti meno azioni scorrette, purtroppo dico eccellente l'azione del team Tateno Nagayo che si aggiudicano così questo match vinto round 2-1 naturalmente dalla Norio Tateno e dalla Kigusa Nagayo e su queste immagini gentili telespettatori prontissimi
un match che vi ho detto è un match di repertorio, un match da cinete.